ovviamente per la nostra associazione sommeliese malinese, che stringe un importantissimo e prestigiosissimo accordo con l'associazione italiana sommelier, qui rappresentata dal personaggio più importante, dal presidente, un'associazione che ha una storia, che noi tutti conosciamo, anche una grandissima messe di affiliati, i quali ovviamente saranno informati di questo momento significativo che si è svolto qui nella nostra Repubblica. E voi vi chiederete perché la sede della Segreteria della Cultura per ospitare una firma come questa. Beh, innanzitutto perché c'è una valenza specifica legata all'accordo, che poi verrà spiegato dai nostri interlocutori, ma anche perché noi riteniamo che che il progetto che vorremmo portare avanti con decisione e determinazione nel prossimo futuro, speriamo possa dare immediatamente dei frutti, ma ovviamente sarà da costruire, da seminare e poi frutti che dovranno essere raccolti comunque in un tempo meglio, diciamo, è quello della creazione di un distretto culturale nella Repubblica di San Marino. Un distretto culturale non ha, che dovrà ovviamente potenziare quanto già viene espresso dai nostri istituti culturali, ma dovrà anche essere il contenitore all'interno del quale venga favorita la produzione culturale, cosa che purtroppo invece non sempre è possibile fare qui nella Repubblica di San Marino.